Ciao. Ed ecco, dopo il mouse ho preso anche questa tastiera della Trust, da gaming retroilluminata. La vediamo, la GXT280 della Trust alla modica cifra di 40 euro. Eccolo qua, adesso non ci sta bene l'inquadratura. Vediamo, abbiamo tre diverse colori di illuminazione, tasti programmabili e l'anti-ghosting, sarà un input più reattivo. Vabbè, ora apriamo. Il retro, ecco qua com'è la tastiera. Ecco tastiera da gioco dotata di tasti ben illuminati, multicolori per una perfetta leggibilità anche al buio. Ok, ed è questa qua. Ok. Allora, ecco, io li ho individuati. Dovrei averli levati tutti. Sì. Soliti manualetti, guide rapide, bla bla bla, USB plug and play autoinstallante come il mouse. È un adesivo. Non è meccanica, va bene. C'hanno una corsa un po'. Tasti un po' alti. Bene. Abbiamo la pellicola. Gliela leviamo. E niente, ma solo la colleghiamo e poi vediamo. Ecco, spento un po' la luce. E questa è la tastiera. Ci sono vari gradi di illuminazione e anche varie attenuità della luce, tipo vedete bassa, media e alta, e poi c'è rosso, verde e giallo, e così si spegne. Però direi che arriva più luce così. La metto rossa, che fa pandan con il mouse. E niente, magari non,
la telecamera non può carpire tutta la luce perché sono un po' distante col treppiedi, però l'importante è che al buio si vedono tutti i tasti. Poi il tatto non è, diciamo, una tastiera meccanica. I tasti sono non proprio alti alti alti, medi, però non lo so, mi sa un po' di plastichina del cazzo, però vabbè, per 40 euro non è che, speriamo che duri un po'. Volevo una tastiera retroilluminata da non spendere tanto e niente. Questo è tutto. Boh, che ora una rapida, come si vede. E niente. Ciao.